Bar e ristoranti hanno aperto le porte ai cittadini, ma in Piazza della Repubblica a Firenze due locali che hanno fatto la storia restano chiusi. Parliamo di Pascoschi e Gilli. Poco distante anche il pub Move On della stessa proprietà. Strutture importanti da gestire e che vivono molto di turismo, come quasi tutte le attività del centro città. Certo è che dopo tanta incertezza il decreto regionale è arrivato ieri sera e bisogna tenere di conto dei tempi tecnici per una possibile riapertura. Noi abbiamo tre locali, quindi Gilli, Pascoschi e Move On, abbiamo 111 dipendenti. Difficoltà si testimoniano da sole anche dalla perdita del fatturato rispetto all'anno scorso. Abbiamo una perdita di circa 2 milioni di euro di fatturato sulle tre attività complessivamente. E chiaramente siamo tarati con dei costi tarati su un'altra realtà. Quindi ci stiamo cercando ora attraverso la proprietà degli immobili di ritarare gli affitti. Ci aspettavamo molto di più dal governo, per ora non è stato fatto niente di concreto per il nostro settore, la speranza è l'ultima a morire. L'esigenza di aprire c'è. Dopo un lungo periodo di ristrutturazione, il Pascoschi potrebbe aprire al pubblico il prossimo sabato. In Piazza della Repubblica l'attrattiva numero uno sono i turisti, che adesso non ci sono, quindi è proprio per quello che tante associazioni, oltre alla Confcommercio e Confesercenti, si sono andate a creare in questi 2 mesi nel nostro settore, proprio perché non abbiamo avuto riscontro di misure da parte del governo che tengano appunto conto di una nuova realtà alla quale tutti ci dovremmo rapportare, speriamo per il minor tempo possibile, che vorrebbe dire aver trovato poi una cura, una soluzione per questa malattia. Però è chiaro che eravamo tutti tarati per un determinato volume di lavoro e quindi miracoli non li potremo fare, cercheremo di stringere i denti, però una mano bisogna che qualcuno ce la dia.